Benvenuti al Tiburtino Comics. Benvenuti in Kiwi. Bella a tutti ragazzi, sciocari. Benvenuti e bentornati ragazzi, bentornati a questo nuovo video. Perché oggi ragazzi, lo avete visto anche dal titolo, ma ve lo dico anch'io, oggi siamo al Tiburtino Comics, dove ci stanno i cosplayer, e farò anche qui allora qualche intervista, qualcosa un po' così. Ovviamente iniziamo subito, ma ovviamente dopo che, come al solito, già lo sapete, vi siete iscritti al canale, attivate la campanella, mettete like, commentate e fate tutte le cose che dovete fare sempre. Dai, che mo andiamo a vedere qualche cosplayer, a fargli qualche domanda un po' particolare. Dimmi chi sei, come ti chiami? Spider-Man. Tu sei Spider-Man, che esatto. Non è Spider-Pork? No. Ok, e che perché stai qua? Che stai facendo qua? Perché qua hanno fatto il Tiburtino Comics, okay. Penso sia la prima edizione, non lo so. No, non lo so nemmeno io. No, è capitato questa cosa e ho detto... Mi piace Spider-Man. È il mio supereroe preferito. Invece il supereroe che tu odi, che non ti piace proprio, chi è? Supereroe che io odio? Sì. Teoricamente mi sembra un po' difficile, essendo il nome d'arte Mr. Comics, diciamo che... Il più bello che ti dà proprio sulle balle, chi è? Goblin, anche se è un super cattivo, però è Goblin. Un super cattivo, Goblin, e poi ragazzi scrivete nei commenti qual è il supereroe che più vi sta sulle balle. Senti, ma Peter Parker, esatto, non lo so se c'ha Instagram, non lo so, che post, che cosa pubblicherebbe su Instagram secondo te? Beh, forse... Immagina di essere Peter Parker, vai su Instagram, cosa pubblichi? Credo foto di prime pagine del Daily Bugle. Che parlano di te. Che parlano di me, che sono una grande minaccia, mannaggia JJJ. Ragazzi, invece scrivete voi nei commenti, quindi qual è il supereroe che più vi sta sulle balle proprio. Qua invece... Ci sta Pegasus. Seiya. Perché hai scelto sto personaggio? È nato tutto per un gioco. Ok. Sì, l'hai fatta tu questa cosa? L'ho fatto io proprio. L'hai fatta tu proprio. Sì. Senti, dopo 15 volte. Qual è il personaggio che ti sta più sulle balle? Proprio quello che non sopporti. Per qualunque tipo di anime. Quello che ti sta più sulle balle, chi è? Adesso non mi viene il nome, ma comunque è stato talmente sulle balle che manco il nome vuoi dire di che cos'è. E adesso no, ce ne sono tanti di il peggio, quello che non posso vederlo proprio, no, mo non mi viene. Non mi viene, però ci sta. Sei emozionato? Partecipi alla gara? Sì. Ok, ragazzi. Sono anche il quarto. Sei prima di me, stai, ragazzi. Ah, ok. Nel prossimo video ci sarà anche il video di tutta la gara. Andatela a vedere e poi vabbè, votate, poi seguite le istruzioni dell'altro video. E cosa pubblicherebbe il tuo personaggio se avesse Instagram? Che ne so. Apre Instagram, okay. Che cosa pubblica il tuo personaggio su Instagram? Vabbè, la gara, le foto, questo. Il tuo personaggio? Sì, pubblicherebbe la gara di cosa? E la gara, come posso dire? Tiburtino Comics. Che quello pubblicherebbe Pegasus. Sì. Arrivando, già mi sta guardando male. Tu, che cosa sei? Io sono Oogie Boogie da Nightmare Before Christmas. Ok, perché hai scelto questo personaggio e cosa stai a fare qua? Cosa sto a fare? È una domanda che mi pongo tutte le volte. Ok. A parte scherzi, sono qui per partecipare al Tiburtino Comics, okay. E ho scelto questo personaggio perché in realtà è molto sottovalutato. Partecipa alla gara? Sì. Che numero sei? Non me l'hanno detto. Non te l'hanno detto, è una sorpresa. No, è tutto così, esatto. Surprise. Senti, il supereroe che più ti sta sulle balle, quello che proprio tu non sopporti, non puoi vedere. Spider-Man, qua ce ne stanno due, ho visto. Lo so. E te sta sulle balle. Mi sta un po' sulle scatole. Senti, il tuo personaggio, se avesse Instagram, non so se ce l'ha, se avesse Instagram il tuo personaggio, cosa pubblicherebbe? Tante foto, tanti contenuti over 18 anni. Over 18, tipo? Non si può dire. Porcellone. Cosa vuoi?
Ci abbiamo le Sailor Moon. Le Sailor Moon. Perché? Ah, Sailor Moon è chi? No, scusa. Non c'è Sailor Moon. Non c'è Sailor Moon. È anche vero, non c'è Sailor Moon. La Pluto. Pluto, che non è il cane, è quella un'altra cosa. Pluto. Poi ci sta Neptune. Neptune, e poi qua nascosta dietro, dove stai? Eccola, ci sta Melanzana. Perché avete scelto sti personaggi? Perché innanzitutto ci piace la serie. Ok. Ognuna di noi ha il suo personaggio preferito, in questione la Pluto, che mi affascina tutto di lei. Tutto. E niente, mi piace anche il suo modo, il suo carattere. Ma qual è il personaggio, il supereroe che più vi sta sulle palle? Perché proprio non potete vedere. Quelli della serie di che hanno fatto in televisione. Quale? One Piece? No, quello che è come da supereroi. Superman, come si chiama? Qualcosa antipatico. Quello biondo. Thor. No, non lo so. Quello che sta su Netflix. Quello The Boys. Quello biondo. Mi sta proprio. Senti, ma cosa pubblicherebbero i vostri personaggi su Instagram? Composizioni floreali, direi. Tu composizioni floreali, tu invece. Ma non ho capito la domanda! Ma fa casino! Cosa pubblicherebbe il tuo personaggio su Instagram? Lei non ha Instagram, è boomer. Sì, ce l'ho. E il tuo personaggio che cosa pubblicherebbe? È medico, forse pubblicazioni scientifiche. Esatto. Tu invece cosa pubblicherebbe il tuo personaggio? Non lo so. Epidemie, distruzione e morte. Le epidemie, ci piace. Qua invece ci abbiamo Batman e Superman. Batman e Superman. Giusto. Allora, innanzitutto, perché c'è questo personaggio? Beh, quello normalmente, diciamo, è quello dove mi trovo di più cerebralmente. Tu invece che personaggio? Io sono Zac Efron, come sì. vedi dalla gioventù. Zac Efron si vede, esatto. Devo dire. Da The Greatest Showman. Senti, qual è il vostro supereroe che più vi sta sulle balle, che proprio non sopportate? Il Pinguino. Antieroe, però il Pinguino. Eroe, super cattivo, il personaggio. Ah, un personaggio qualsiasi. Sulle balle, sì. Un personaggio qualsiasi. Che non riuscite a vedere proprio. Joker. Per me sì. Joker. Me Joker. Anche Batman, però vabbè. Anche collega Joker, quindi va bene, ci sta. Ma Batman, se avesse un profilo Facebook, secondo te Batman sul suo Instagram, che cosa pubblicherebbe? Non lo sa perché è bloccato. Ah, ecco, vedi. Cioè, internet bloccano, non gli arriva internet, esatto, non funziona bene, esatto. Della Batcaverna, invece il tuo personaggio, sì. Cosa pubblicherebbe su Instagram? Leoni, tigri, elefanti, cose un po' così. Tutta roba da circo, diciamo. Mancavano i cornuti del video, eccoli loro. Ci abbiamo i cornuti. Bastano ste cose. Bisogna saperle portare le corna. Senti, perché avete. Oh, e basta, sì! Perché avete scelto sti personaggi? Lady Loki è uno dei personaggi preferiti. Okay. In realtà. È Loki il personaggio che è Loki, ok. Tu invece perché c'è questo personaggio? Perché mi piace la serie, mi piace Loki e tutto quanto. Però già erano presi qui. Ok, tu invece? Perché mi piace Loki, ma soprattutto perché sto a fare tutti quanti, quindi mi mancava questo. I due cornuti. Ma qual è il personaggio che proprio più vi sta sulle balle? Perché non lo sopportate? Chi è? Di qualsiasi cosa. Il personaggio più sulle balle proprio. Sicuramente uno di preciso non c'è. Non c'è. No, non me lo vale. Stanno tutti sulle balle. Aspetta, c'è uno. Chi è? Quello lì
non alla Store con gli altri, comunque l'ultima serie. Ok, grazie di Hotel. Mamma mia, che tutti. Ecco, bravo, diciamoglielo, diciamoglielo. Ci accodiamo. Tu invece lo stesso. Ci accodiamo. Tu invece. Ma pure io, dai, fammi così. Oh, a Sbinotella. Stanno rotto il cazzo a Sbinotella, sarà dire. Senti, ma i vostri Loki e anche il tuo personaggio, se avessero Instagram, cosa pubblicherebbero? Ma pubblicherebbero tutte le loro malefatte. Tutte le loro malefatte. Il tuo personaggio invece? Perché io che vado appresso a Loki per bloccarlo, per non fargli fare le cazzate. Le malefatte, esatto. Invece il tuo personaggio? Tutte le mie varianti. Tutte le tue varianti. Per chi non ha visto la serie, sei uno spoiler vivente, diciamo. Se non sapete che roba è, andate a vedere la serie, se no vivete in una grotta. Lei ci sta. Che cosa? Cimura Nano. Non so che lingua sta parlando. Che personaggio è il tuo? Di My Hero Academia. My Hero Academia, perché l'hai scelto? Perché ho fatto All Might, sempre restare nell'arco del personaggio, ho fatto la sua maestra. Ok. E sarò la madre. Ma il tuo personaggio che più ti sta sulle balle, chi è? All For One. All For One. Te sta sur K, diciamo. Sì. E il tuo personaggio, se avesse Instagram, sapete cosa pubblicherebbe su Instagram? Le foto che aveva con il suo allievo. Qual è? All Might. Il suo allievo. E che faceva con All Might? Non lo vogliamo sapere, se fai intrallazzavi così. No, gli insegnavo ad usare il quirk. Il quirk, ragazzi, se non sapete cos'è il quirk, vivete in una grotta. Raga, ho visto il mio acerrimo nemico! E Luffy, è lui! Il mio acerrimo nemico! Ciao! Perché c'è questo personaggio? Perché sono io, letteralmente. Senti, dimmi il personaggio che più ti sta sulle balle, che proprio più non sopporti. Io non mi sopporto, raga. Ma Luffy su Instagram cosa scriverebbe, cosa pubblicherebbe? Tanti cosciotti di carne, tavolo di tutto cibo da mangiare. Tutto da mangiare, fare bene le challenge, quelle dove si abbuffa. Sì, tipo football. E vincerebbe! Raga, scrivete nei commenti il personaggio che più vi sta sulle palle e cosa scriverebbe su Instagram secondo voi. Raga, oggi ospite speciale perché stiamo con Michela. Michela, che spesso fa da camera, mo gente, da cameraman. Camera girl. Intervista lei, che personaggio è il tuo? Yar, gli Spy Family. Spy Family. Senti, il tuo personaggio che più ti sta sulle balle, qual è? Tu. Io, Buddy. No, tu Rudy, tu Kiwir. Senza naso, eccolo, sta qua, mettitelo tu. Aspetta, vai. Ok. Adesso è tornato tutto il suo tempo. Ma il tuo personaggio, se avesse Instagram, cosa scriverebbe? Che allora, posterebbe? Finirebbe sicuro su cucinare male, proprio sicuro. Ok. E poi farebbe tutti i post che è la mamma più brava del mondo. Coania. Ed è così, è la mamma più brava del mondo. Sì, poi la notte va a uccidere la gente, però. Quelli sono dettagli. Ok.